La prima medaglia d'oro di questi 31esimi giochi olimpici è della statunitense Virginia Thrasher, che ha vinto la gara nel tiro a segno carabina 10 metri femminile. Ma con gli occhi e con il cuore siamo ancora tutti alla cerimonia di inaugurazione di ieri. Fuochi, luci e musica nel teatro scintillante del Maracanã. Il Brasile ha raccontato se stesso, presente, passato e futuro di un paese, messi in scena magistralmente. 3 miliardi di telespettatori, 70.000 persone sugli spalti e in basso. I veri protagonisti, gli atleti. E nelle edizione delle Olimpiadi più social di sempre non poteva mancare anche il loro contributo. Immagini e video ripresi con telefonini e tablet impazzano sul web. Attraverso Facebook, Twitter e Instagram il loro racconto emozionante di questo inizio di Olimpiade. Tra gli atleti italiani la più attiva è certamente la nuotatrice e portabandiera Federica Pellegrini e il suo compagno, anche lui nuotatore, Filippo Magnini. Ragazzi, grazie a tutti per gli auguri. Non so se riuscirò a rispondere a tutti, però grazie mille. Su Instagram la Pellegrini mostra anche il suo alloggio a Casa Italia. Siamo arrivate al nostro appartamento. Se riesco ad aprire. Piccolino però. Frammenti di gioia e spensieratezza, ma adesso concentrazione, si comincia a fare sul serio. L'Olimpiade è cominciata e non si torna più indietro.